Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo tornati con dei nuovi consigli per il nostro Fantacalcio. Ebbene sì, dopo diciamo, non dico il successo del primo episodio, però è andato abbastanza bene, io direi di continuare questa serie, quindi lasciate un bel mi piace, arriviamo a 100 mi piace anche in questo episodio, se lo volete vedere per la prossima giornata di Serie A, ma iniziamo con i nostri 9 giocatori. Partiamo come sempre dalla difesa. Come primo difensore scelto, un difensore del Milan. Nonostante il Milan stia facendo delle prestazioni altalenanti, in Europa sta facendo molto bene, in campionato invece sta giocando un pochino peggio, però comunque lui è uno dei giocatori più sicuri nella difesa milanista, ovvero Ricardo Rodriguez. Rodriguez ovviamente gioca nel 3-5-2 del Milan, quindi è più di un difensore, è praticamente un centrocampista in campo e quindi come difensore è un valore aggiunto. Arrivano da lui molti cross, può tirare anche le punizioni se non c'è Çalhanoğlu, comunque essendo mancino dà comunque un'alternativa a Çalhanoğlu, quindi secondo me è un difensore da mettere in campo. Il secondo difensore è invece un difensore centrale. Quindi un difensore più roccioso, anzi molto più roccioso, ovvero Kalidou Koulibaly. Il Napoli gioca in casa con il Benevento, che non segna tanto, dovrebbe aver fatto, se non sbaglio, solo una rete in campionato. Il Napoli ne subisce poche, insomma, secondo me Kalidou Koulibaly è una sicurezza, una sufficienza quasi assicurata. Magari non prenderà molti bonus, prenderà un 6,5 secco, anche un 7. Chi se ne frega, è un bellissimo voto per la difesa, soprattutto se avete anche il modificatore difesa, che è importante, che se non lo usate, se non utilizzate, se non sapete cos'è, praticamente se avete tutti i difensori, cioè tutti i difensori meno uno più il portiere con la sufficienza, giocando con la difesa a 4 o a 5, avrete dei bonus in più in base a qual è il loro voto, non fantavoto, ma proprio voto in pagella. Il terzo difensore è invece un difensore della Roma ed è Kolarov, anche lui più di un difensore aggiunto perché tira anche lui le punizioni, mancino come Ricardo Rodriguez, forse ancora più incisivo, forse ancora più offensivo per le sue qualità, soprattutto a livello di tiro, e quindi secondo me da lui possono nascere ancora più bonus, magari anche un bel più 3, chi lo sa, anche perché la Roma gioca in casa al Verona, insomma potrebbe essere una partita con molti gol. Spero per chi ha Kolarov che possa segnare anche lui. Passiamo al centrocampo dove ho scelto di mettere tre praticamente esterni, anzi ali d'attacco quasi, che sono il primo, un giocatore che è in formissima, ovvero Perisic. Ivan Perisic, Ivan il terribile, sta segnando, sta facendo vedere tantissime buone cose in questa nuova Inter. Si è rinnovato rispetto all'anno scorso, ha anche rinnovato il contratto. Una sicurezza per l'Inter, anche lui può segnare, l'avete visto nella scorsa giornata, ha fatto un bellissimo gol, secondo me potrebbe ripetersi fuori casa contro il Crotone. Il secondo centrocampista, diciamo offensivo, è Cuadrado, Juan Cuadrado che gioca nella Juventus ovviamente, fuori casa contro il Sassuolo, quindi non è una partita proprio facile facile, però lui ha un posto che si deve assolutamente guadagnare perché ci sono molti esterni d'attacco per la Juve, c'è Mandzukic, c'è Douglas Costa, c'è lui, c'è Bernardeschi, ha un posto abbastanza traballante, giocherà molto, anzi quasi sicuramente come titolare e quindi per guadagnarsi il suo posto deve fare bene, lui è un centrocampista molto offensivo, gli piace attaccare, gli piace dribblare, gli piace arrivare al tiro, quindi secondo me potrebbe anche andare a segno. L'ultimo centrocampista è un centrocampista della Fiorentina ed è Chiesa, un ragazzino proprio giovane giovane però molto promettente, anche lui gioca molto in avanti, nella scorsa partita contro il Verona non è riuscito ad andare al segno ma ha preso comunque un bel 7, quindi secondo me in questa partita in casa contro il Bologna se nascono dei gol potrebbero nascere proprio dal suo piede, quindi se lo avete io vi consiglio di metterlo in campo perché secondo me farà un'ottima prestazione. Ma passiamo all'attacco dove abbiamo tre punte centrali anche questa volta, dove troviamo Edin Dzeko, anche lui nella Roma, anche lui che ovviamente gioca in casa col Verona, partita a quanto pare semplice, il Verona non sta giocando molto bene, subisce molti gol, la Roma comunque ne segna tanti, Dzeko è la punta centrale, sicuro titolare ragazzi, mettetelo assolutamente perché almeno un gol lo fa e vi ricordo che la scorsa giornata ho beccato tutti e tre gli attaccanti che sono andati a segno, quindi secondo me anche questa giornata li becchiamo tutti e tre, ce la possiamo fare.
Il secondo è Andrea Belotti, che la scorsa giornata non l'ho messo e non è andato a segno, quindi ho fatto bene a non metterlo. Questa volta lo voglio mettere in casa con la Samp. Non è una partita semplice per il Torino, però secondo me Belotti in casa può dare il meglio di sé, anzi dà il meglio di sé, è dove segna di più, quindi quando il Gallo torna nel suo pollaio, secondo me può fare veramente una strage. Se avete Belotti, anzi anche io che l'ho in tutte e due fantacalcio che ho fatto, ho preso Belotti come punta principale, quindi lo metterò ovviamente in entrambe le formazioni. Mentre l'ultimo attaccante è Borriello che gioca nella SPAL, che gioca contro il Cagliari, quindi la sua ex squadra, anche se ne ha tantissime di ex squadre, ma è quella più vicina, visto che l'anno scorso giocava proprio al Cagliari e l'anno scorso, se non erro, in Coppa Italia andò a fare un poker contro la SPAL, quindi perché magari potrebbe ripetersi a parti inverse in questo fine settimana, chi lo sa. Lui che è l'ex della giornata, secondo me potrebbe andare a segno. Un altro ex da tenere d'occhio che non vi ho messo tra i nomi è Quagliarella. Al momento gioca nella Sampdoria, che gioca contro il suo ex, la sua squadra, il Torino. Potrebbe andare a segno anche lui, non l'ho messo, però ve lo voglio così mettere tra i nomi come uomo in più, anche se secondo me gli attaccanti sicuri da mettere sono Belotti, Borriello e Zeko, oltre ovviamente grandi nomi come sono Icardi, Higuain, Mertens, eccetera. Non ve li sto a ripetere tutte le volte, però questa volta mi sono concentrato su questi tre attaccanti. Quindi ragazzi, vi invito di nuovo a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale se non l'avete fatto, passare dal secondo canale, pagina Facebook, profilo Instagram, che trovate tutto in descrizione. Vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.